Ma si può sapere che ci vuole a finire in tendenza? Ma se mi andasse ci finirei pure io in tendenza. D'altronde io sono finito in tendenza in passato con la storia del cornetto in faccia a Ciccio Gamer, ve la ricordate? Cioè, avevo anche la febbre e faccio un cicchetto col fluimucil. Dico alla salute Ciccio. Morale della favola, che ci vuole a finire in tendenza in Italia? Basta che t'attacchi alla prima cosa che è in tendenza e dagli e dagli e dagli e ce la fai pure tu. Il vero casino è finire in tendenza in Taiwan. Ma volete sapere una cosa? Sono finito in tendenza in Taiwan, zozzi. Dico sul serio, sono finito in tendenza in Taiwan. Mica cazzi, mica una cosina in Francia, che là, in Spagna, no. Taiwan, e voglio vedere chi in mezzo al baraccone riesce a finire in tendenza in Taiwan. Sono finito in tendenza in Taiwan, ma non con Barbaroffa. Sono finito in tendenza in Taiwan con una roba il cui link trovate in descrizione. Era una settimanella fa, due settimane fa per la precisione. Questo video è un video di un comico taiwanese famosissimo. È stato assurdo perché nel momento in cui giravamo c'era gente per strada che lo riconosceva, eravamo nel mercato notturno e c'era gente che gli ha regalato della roba. Essenzialmente questo video, che potete vedere, ma è in cinese, e in cinese mandarino, non cantonese, quindi insomma è fattibile. Insomma, in questo video, lo spirito del video era coinvolgere degli stranieri, fare delle lezioni di cinese per gli stranieri. Nel primo spezzone che trovate c'è questo comico che utilizza dei dadi, e con questi dadi ogni faccia ci sono delle regole grammaticali di cinese, e quindi bisogna lanciare il dado e fare una frase in cinese utilizzando questa regola grammaticale. Macello, e lì già mi vedete, già mi potete vedere nel fare questa cosina qui molto 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 simpatica. Ecco, poi si prosegue sempre nell'ambito classe, in una aula in cui ci sono anche altri ragazzi, molti sono dei miei colleghi a scuola, sono dei compagni di scuola letteralmente. Ci presentiamo e poi facciamo un gioco che sicuramente avrete giocato anche voi. Praticamente pronuncio una parola, poi questa parola, la sillaba finale della parola appena pronunciata, deve essere la sillaba iniziale della nuova parola che devi dire tu. Il tutto in cinese, quindi aiutami a dire. E quindi si fa questo giochetto qui in cinese e si continua ad andare avanti. Insomma, c'è anche un montaggio abbastanza figo. È stato qualcosa di molto divertente da realizzare durante le riprese. Successivamente si va al mercato notturno, dove c'è una sfida molto scema. Vi dico, questo non lo vedete nel video, però ve lo dico lo stesso, prima di farci iniziare questa sfida nel mercato notturno, ci hanno dato del gelato da mangiare. Qua il gelato taiwanese è molto diverso rispetto al gelato italiano. Magari vi posso fare pure qualche video, ve lo faccio vedere. Essenzialmente è una coppa grande, fate conto un'insalatiera su cui c'è del gelato che assomiglia più a del ghiaccio, è più ghiacciosino e meno cremoso rispetto al nostro, e sopra ci sono dei condimenti. Mo, ci hanno dato delle robe, vabbè, normali, tipo la banana con lo sciroppo di cioccolato, e poi ci hanno dato il gelato alla panna con sopra il mais e le noccioline, il mais e le arachidi. E devo dire che è buono, perché il mais è dolce e le arachidi sanno di... beh, arachidi. E si incollano bene come gusto, è un gusto che funziona. Insomma, è stata una cosa molto interessante. Vabbè, torniamo al contenuto del video, che sicuramente avete già cliccato qua sopra e in un'altra scheda, oppure lo guardate dopo e state cercando di capire che cosa sta succedendo. Il comico ci dà delle commissioni, dobbiamo andare al mercato notturno a comprare delle cose per lui.
Il punto è che non possiamo scrivere con i caratteri latini, con l'alfabeto, insomma, che cosa dobbiamo prendere, possiamo solamente farci dei promemoria con i caratteri cinesi. Il punto è che quella roba lì che ci ha chiesto il tizio, io non l'ho mai sentita, cioè nessuno di noi l'ha mai sentita. Ecco, quindi, buffo. La cosa che puoi fare però per strada è chiedere ai passanti di darti una mano, quindi vai di bancarella in bancarella a dire quello che vuoi prendere. Ecco, io ho fallito miseramente, no, non miseramente, mi sembra di aver preso due cose su tre. La terza cosa l'ho scazzata molto amabilmente perché mi è stato chiesto di prendere una salsiccia con dentro del mais. E io invece mi sono presentato con del mais e una salsiccia insieme e insomma non andava bene. Però è stato qualcosa di molto molto simpatico, molto buffo. E il video si conclude con un massaggio tradizionale taiwanese ai piedi. Cioè, ci hanno fatto un massaggio alle spalle, un massaggio al collo e poi un massaggio ai piedi. Il punto è che, ho detto il punto, volevo dire, boh, quel massaggio fa male, cioè fa male, tutti quanti si contorcono perché fa male, c'è cioè una roba che ti strizza, fa malissimo, e in quel momento in cui io vengo ripreso sono stato anche abbastanza fortunato perché non mi stava facendo particolarmente male, era una sorta di dolore però quasi piacevole, ecco. E infatti faccio la faccia che vedrete lì. Insomma, zozzi, questa iniziativa è stata molto carina perché è stata promossa dalla mia università, cioè dall'università, dal centro linguistico che sto frequentando qui in Taiwan, e quindi è stato molto buffo partecipare. Se andate potete guardarmi mentre parlo in cinese, è stato registrato una manciata di mesi fa, veramente, è stato registrato 3 mesi fa e devo dire che il mio cinese in 3 mesi, negli ultimi 3 mesi, è migliorato molto, quindi tante volte mi sento un imbarazzo perché parlo in un modo che adesso mi sembra scemo, però è stato qualcosa di bello, è bello sapere di aver lasciato comunque un'impronta, per quanto minima, per quanto microscopica, però in quella settimana, fra i commenti di YouTube Taiwan c'era gente che ha commentato su di me, c'era gente che mi ha visto ed è stata una cosa buffa. Insomma, zozzacchioni, andatevi a vedere questo video, non lo so se volete lasciare anche qualche commento sotto al video che è, vi ripeto, è linkato qui in descrizione, probabilmente metterò anche una scheda cliccabile e questo è, sono stato praticamente Bill Murray in Lost in Translation. Siete stati su Barbaroffa, alla prossima!